Mercoledì 31 ottobre, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli, da parte di Liberato Ferrara per la quotidiana rassegna stampa. Una rassegna stampa che non ha grandi notizie. Ieri si è giocato un turno di Serie B, ma noi solitamente non la seguiamo. C'è stato il primo Consiglio federale dell'era Gravina, che ha deciso di andare avanti con il format della Serie B a 19 squadre. Una decisione a mio avviso in questo momento inevitabile. È chiaro che poi la posizione dell'Entella è completamente da stralciare, perché l'Entella al momento, pur non giocando, è una squadra a tutti gli effetti di Serie B. È facile inserire una squadra in più, in quanto si tratta semplicemente di farla recuperare i turni contro la squadra che ha riposato nelle precedenti giornate, laddove invece inserirne tre nuove avrebbe comportato la riscrizione completa dei campionati, una situazione paradossale di partite già giocate, veramente una cosa complicatissima. Il Consiglio federale, a mio avviso, non poteva fare altro. Vediamo come andrà a finire la storia dell'Entella, come diciamo, anche perché non è stato già approvato un format a 20 squadre, non è stato approvato perché sarebbe stato il caos per il ripescaggio. Invece adesso sarà il tarde, poi credo che si arriverà fino al Consiglio di Stato per decidere le sorti dell'Entella, e poi a quel punto sarà presa una decisione definitiva per questa disgraziatissima stagione. In ottica Napoli non ci sono grandi notizie, c'è sempre un fatto positivo. Ieri peraltro Napoli non si è neanche allenato, riprenderà oggi la preparazione in vista della partita contro l'Empoli di venerdì sera. Sui giornali si parla molto di Fabian Ruiz, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport. Ovviamente si tratta di un giocatore che probabilmente sta andando oltre quelle che erano le aspettative, anzi sicuramente aspettative che non erano altissime, in quanto in Italia lo si conosceva pochissimo, a Napoli praticamente nulla. Un giocatore pagato molto dal Napoli, di 30 milioni di euro, non sono pochi per un ragazzo di 22 anni, in fin dei conti aveva solo qualche esperienza nel Betis Siviglia e che poco alla volta sta conquistando il proscenio e i tifosi del Napoli. L'altra notizia in ottica italiana è l'Inter, che improvvisamente per tutti è diventata la seconda forza del campionato. Io non la penso così, non ho grande fiducia nell'Inter, non per un fatto personale, ma perché basandomi sulla storia recente di questa squadra c'è da credere che potrebbe andare incontro ai consueti cali di forma. Mi sembra molto più affidabile il Napoli, che peraltro ha avuto un calendario terribile nelle prime 10 giornate, laddove adesso avrà una seconda parte del giorno d'andata chiaramente in discesa. Comunque il tempo è galantuomo in queste cose, vedremo cosa succede. Sta di fatto chiaramente ai giornali fa molto piacere il regionale nazionale, parlo, il ritorno dell'Inter a certi livelli, in quanto essendo una squadra che ha tanti tifosi si presuppone possa far vendere molte copie del giornale. Comunque questa è la prima pagina del Corriere dello Sport nell'edizione regionale. Titolo fantasioso un po' eccessivo. In alto c'è la notizia del Milan, un quarto d'Europa. Oggi il Milan recupererà finalmente la partita contro il Genoa, che era stata rinviata la prima giornata di campionato per il lutto per il crollo del Ponte Morandi. Oggi il Milan torna in campo, quindi la classifica sarà molto più credibile. Il Milan potrebbe salire al quarto posto a 4 punti dal Napoli, in ottica nostra è quello che più ci interessa, scavalcando anche la Lazio. Andiamo avanti, questa è l'edizione nazionale del Corriere dello Sport. L'Inter proibita non è una notizia di calcio, tra virgolette, è un'intervista a un giornalista che vive sotto scorta da anni e che, essendo tifoso dell'Inter, non può andare allo stadio per motivi di sicurezza, e gli piacerebbe molto tornare a San Siro, come faceva spesso in gioventù, sottoponendosi a lunghi viaggi. Andiamo avanti, la mia Inter, Spalletti, la storia del ragazzo che parla appunto del fatto che l'Inter gli sia proibito. Comunque, Inter la forza della difesa, molta Inter si diceva nei giornali di oggi, la forza della difesa sta a indicare come la difesa sia il punto di forza dell'Inter.
storicamente è così. Sono anni che l'Inter ha una difesa molto forte, quest'anno è ancora più forte perché oltre a Skriniar, Skriniar ha anche De Vrij e a Miranda come prima alternativa. Il problema dell'Inter ogni anno che parte benissimo in virtù di una difesa forte, quest'anno c'è da dire che la stanno difendendo meglio che in passato, perché in passato spesso si andava avanti con prodezze in serie di Handanovic. Vediamo che cosa succederà. Io, pur ritenendo l'Inter come organico la seconda squadra del campionato, superiore anche al Napoli, ho sempre qualche perplessità. Non è nulla di particolare, perché l'Inter già tante volte in passato era partita bene e poi aveva avuto una lunga striscia di risultati positivi. Ricordo che Mancini vinse le prime 5 partite di campionato, era in fuga con la Juve che era staccatissima, perché la Juve nelle prime 3 partite fece addirittura solo un punto, e alla fine lo scudetto lo vinse la Juve, il Napoli arrivò secondo e l'Inter non si qualificò neanche per la zona Champions. L'anno successivo ebbe una partenza difficile con De Boer, poi arrivò Pioli, 7 vittorie consecutive e poi alla fine l'Inter che addirittura non si qualificò neanche per l'Europa League. Anche l'anno scorso a un certo punto partì molto bene, a quanto anche il Napoli superò anche il Napoli in testa alla classifica dopo la sconfitta degli azzurri in casa contro la Juventus. Il Napoli a quel punto aveva perso una partita e pareggiato un'altra, quindi l'Inter teneva un ruolo pareggiato di due, forse anche quella di Colchiero, teneva un pochino di marcia impressionante, poi è finita staccatissima la Juventus e Napoli, quindi teniamo d'occhio questa situazione. Andiamo avanti, finalmente il Napoli, l'energia del Nino, il Nino e Fabian Cruz, che è sicuramente il giocatore che maggiormente si è messo in evidenza in questa maniera, in questa prima giornata di campionato. Altra pagina del Corriere dello Sport, Juventus e Napoli decine di passaggi, essendo le due squadre più propositive, è chiaro che hanno un maggior possesso di palla, sono anche le squadre che fanno il maggior numero di passaggi. È una statistica che in linea di massima trova il tempo che trova, lascia il tempo che trova, potrebbe non significare nulla, però avere palla, tenere possesso palla vuol dire che non ce l'hanno gli avversari, quindi non si rischia di prendere gol in quel momento. Andiamo a argomento, sempre il Corriere dello Sport, Real luce Solari contro le ombre. Solari è il nuovo allenatore del Real Madrid, vediamo se si tratta di un allenatore di transizione, come dice qualcuno, se si tratterà di una scelta definitiva. Non è arrivato Conte, ieri è arrivato Solari. Contro le ombre, in un momento difficile del Real Madrid, è sotto gli occhi di tutti. Gazzetta dello Sport, pazza idea Inter, grande idea Milan. La pazza idea Inter sarebbe quella di vincere lo scudetto di lottare per lo scudetto. La grande idea Milan è quella, stasera battendo il Genoa nella gara di recupero a San Siro, di recuperare, di rientrare al quarto posto per l'obiettivo stagionale. Vediamo come andrà a finire. Inter, credici, perché crederci? Muscoli, difesa, tattica, testa, così Spalletti sfida Ronaldo. Muscoli non c'è dubbio, difesa al momento va bene, ho qualche perplessità sulla testa. L'Inter come ambiente, non come giocatori, e anche sulla tenuta di Spalletti, grande allenatore, che però da qualche anno non regge molto la pressione, dei problemi a Roma, li ha avuti l'anno scorso a Milano, vediamo se quest'anno riuscirà a portare a termine una stagione intera. L'Inter potenzialmente è da secondo posto, però le manca a mio avviso sempre qualcosa. Questo è il Napoli, sinistra o destra, Cruz il tuttofare al centro del Napoli. In basso la notizia Cavani tornare, l'interesse fa piacere. Su Cavani l'ho ripetuto tantissime volte, confermo, non è una notizia di questi giorni, la trattativa con Cavani c'è stata, definita in estate, non è andata a buon fine, è mancato l'intreccio di mercato che voleva Martial al Paris Saint Germain, Mertens al Manchester United, quindi Cavani a Napoli, però gli accordi c'erano con il giocatore, con tutti, adesso la stanno tirando fuori nuovamente. Io ho detto a suo tempo quello che sapevo, notizie a mio avviso molto attendibili, sin dal primo momento avevo previsto che la condizione sine qua non era la cessione di Mertens, adesso vediamo quello che succede. A gennaio faccio un po' più fatica a pensare che possa arrivare Cavani,
Però la cosa non è impossibile, dovrebbe esserci un incrocio di mercato abbastanza consistente. Non credo che il Napoli graverà ulteriormente sul monte ingaggi prendendo Cavani se non dovesse andare via il giocatore importante. Potrebbe essere questo giocatore importante, anzi, per cui continuano a suonare le sirene cinesi, anche se sta facendo benissimo, benissimo. Credo che sia stato appagato dall'aver battuto tutti i record che poteva battere nel Napoli di presenze e di gol. A questo punto, soprattutto se dovesse arrivare l'idea dell'offerta giusta intorno ai 20 milioni, credo che il Napoli potrebbe lasciarlo andare, anche se scegliere di andare a guadagnare 10 milioni l'anno per 2-3 anni in Cina prima di tornare probabilmente a Napoli, perché sono convinto che Hamsik verrà a vivere a Napoli, la città che lo ha adottato e in cui è stato un idolo, e Napoli è una città che non dimentica i suoi vecchi giocatori, potrebbe tornare a vivere a Napoli, però vedo molto probabile una sua partenza per la Cina a gennaio o a giugno. Se non dovesse partire Hamsik, o magari Mertens, però faccio più fatica a pensare che possa partire Mertens, pensare a un Cavani a gennaio a Napoli, a meno che non ci siano eventi clamorosi, è abbastanza complicato. Comunque, ribadisco per l'ultima volta, non è vero perché poi ci torneremo sicuramente, la trattativa con Cavani, anche con Parigi, era già scritta a gennaio e bisognerebbe solo riprendere, se non è andando a limare qualcosa. 6 mesi sono 6 mesi e la valutazione di un giocatore che va per i 32 anni, anche in 6 mesi può scendere. Napoli aveva chiuso per 40 milioni più bonus per circa 7-8 milioni, per il Paris Saint-Germain, 8 milioni l'anno più bonus e sponsorizzazioni particolari per Cavani, l'accordo già c'è. Andiamo avanti, scatta allora Solari, il nuovo tecnico, ora Real Madrid, fuori di attributi. Real Madrid è staccatissimo in campionato, recupererà e se più in classifica non ci sono dubbi sul fatto che alla fine parteciperà tranquillamente alla Champions, però in questo momento è in grande affanno. Qui invece parliamo del consiglio della FIGC realista, la Serie B a 19 è una certezza, non avrebbe potuto. Tutto Sport, Juve, Inter a Milano, parla di un evento svoltosi ieri con tanti tifosi della Juve che facevano ressa fuori a un negozio dove era in programma un evento organizzato dallo sponsor della Juventus. Anche l'Inter con il Napoli, la sfida al 3 piace alla Juventus, non credo che sia vero, comunque tutto Sport lo ha scritto. Ancora turnover Napoli, Ancelotti già pensa al Paris Saint-Germain e a Cavani, e sicuramente contro l'Empoli venerdì ci sarà un ampio turnover. Ancora c'è la scelta Real, grinta Solari, ora in Coppa fuori l'orgoglio, il Real Madrid in Solari debutterà stasera in un incontro abbastanza semplice nella Coppa del Re. Adesso si giochi, la FIGC conferma il format della B a 19 squadre, io credo che c'è tempo per il ripescaggio delle teme. Questo è il mattino, il derby anti-Juve anche in ottica, c'è cioè un paragone tra Napoli e Inter fatto dai colleghi del mattino, analizzando reparto per reparto. La rivincita di Malquit, ma qui è uno dei giocatori che maggiormente si è messo in luce in questo inizio di stagione, peraltro è uno dei più sottovalutati, non lo conosceva nessuno, è stato pagato anche relativamente poco. E invece nelle volte in cui ha sostituito Isaia ha dimostrato di saper giocare soprattutto in fase di spinta, in determinate partite potrà essere utilissimo. Io credo che venerdì giocherà senz'altro, semmai con Isaia a sinistra, perché immagino che al punto di paralizzazione si tornerà con la formula della difesa a 3 con Maximovic centrale di destra. Al record di Higuaín, il record di Hamsik non mi fa piacere, l'intervista di Bustolotti, e da tempo diceva che non gli faceva piacere questo record, non lo condivide, nel senso che adesso si giocano molte più partite l'anno. Sono cose che cambiano. Cavani, Napoli, solo rumors, un attimo più prudente, altri danno l'operazione molto più semplice. Questa è Repubblica Napoli, vediamo che cosa dice. Rebus Milik ora è sotto esame, ma per Ancelotti non si tocca. Milik è tra i giocatori del Napoli probabilmente quello più in difficoltà.
ci si aspettava molto di più da lui, sin qui ha giocato molto, ha fatto 3 gol, in alcune circostanze ha giocato anche bene, comunque ci si attende di più, sembra essere stato scavalcato nelle gerarchie da Mertens, e poi sono dire che le partite più importanti le giochi in Belga. Chiudiamo con la pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, il Napoli, regione straniera. Che cosa vuol dire? Che il Napoli insieme all'Atalanta è la squadra che utilizza il maggior numero di stranieri in Serie A, una cosa che va avanti da tempo, ulteriormente a guida con l'addio a maggio di questa stagione. E con questa pagina del Corriere del Mezzogiorno chiudiamo la rassegna stampa. Arrivederci da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli.